E di colori che noi portiamo solo la gloria, solo la gloria. Colori che noi portiamo solo la gloria. Il rosso, il nero, forza Milano, le forza Milano, le Milano, i campioni dell'Italia siamo noi. Noi siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Pomeriggio a tutti, un video non penso lunghissimo per andare a commentare insieme la presentazione di Divock Origi, Milanello stracolmo di addetti ai lavori, di pseudo giornalisti, ma anche qualche giornalista buono, qualche giornalista che comunque seguo e che mi piace. E Divock ha fatto la classica presentazione di un giocatore che poi durante l'anno darà il suo grande contributo. Mi è sembrato di tornare nella scorsa stagione alla presentazione di Olly Giroud. Ragazzi, la presentazione è molto importante nell'arco di una stagione, perché come si presenta un giocatore poi dà anche modo di capire a noi tifosi quella che è la personalità del giocatore che poi ha addosso i nostri colori. Non so, a me viene in mente una presentazione della scorsa stagione, quella di Pietro Pellegrini. La presentazione di Pietro Pellegrini l'anno scorso è stata imbarazzante, un giocatore pieno di sé, un giocatore che faceva fatica a rispondere alle domande perché tutto era focalizzato su se stesso. Divock Origi invece completamente diverso, molto più simile alla presentazione di Olly Giroud. Si sta parlando di un giocatore che ha vinto la Champions League, si sta parlando di un giocatore che nell'arco della sua carriera, pur negli ultimi anni non avendo giocato tantissimo, però si è tolto tante soddisfazioni, ha alzato la Champions League. Ha segnato in finale contro il Tottenham, ha praticamente buttato fuori il Barcellona in una rimonta strepitosa da parte del Liverpool, è stato uomo derby spesso e volentieri durante la sua carriera e in questo momento Divock Origi probabilmente è nell'età della piena maturità calcistica. Ma davanti a tutto ha sempre messo il gruppo, la squadra, la cultura calcistica di dell'ambiente Milan. È stato bello sentirlo parlare, è stata una conferenza che mi ha tenuto incollato ad ascoltare le parole di Divock Origi, un ragazzo che ha uno sguardo molto intelligente, anche lui una faccia da Milan, un ragazzo molto molto rispettoso delle gerarchie e dei suoi compagni. Quindi io sono convinto che Divock Origi sarà un upgrade importantissimo. Questo è un ragazzo abituato a giocare grandi partite, è un ragazzo abituato a giocare con grandi campioni e ad allenarsi insieme ai grandi campioni. Quindi sono convinto che sarà uno di quei giocatori che a breve lo vedremo tirare il gruppo insieme ai vari Giroud, ai vari Simon Kjær, ai vari giocatori che di solito vediamo in testa a tutti quando guardiamo gli allenamenti. Il ragazzo lo si capisce, è molto deciso, molto ambizioso e quando gli viene fatta la domanda, e fortunatamente c'è stata perché mi sembrava che fino alla fine non arrivasse mai del colloquio insieme a Stefano Pioli, si è detto molto molto rapito dal progetto Milan. E quando un giocatore dell'importanza di Origi, perché attenzione ragazzi, Origi è venuto al Milan, ma aveva tantissime richieste. Origi aveva veramente tante richieste e non è venuto per soldi, non è venuto per svernare, è venuto per il progetto. Un progetto che lo vede al centro, vede questo giocatore parte fondamentale del progetto Milan. È un po' il futuro perché è vero, probabilmente le gerarchie iniziali vedranno Olly Giroud come attaccante principale, però io sono convinto che nell'arco della stagione Olly Giroud avrà bisogno di rifiatare e soprattutto questo giocatore scalerà le gerarchie perché è un ragazzo in gamba, è un ragazzo che anche col Liverpool ha fatto vedere cose straordinarie. Ragazzi,
Io penso che il saluto dato dai tifosi del Liverpool a Divock Origi è stato un saluto dato a un grande campione, a uno di quei giocatori che a Liverpool era veramente osannato. È il giocatore che ha portato trofei a Liverpool, una squadra fatta da grandi campioni. Questo ragazzo è riuscito a ritagliarsi il nome di leggenda. In bocca al lupo, leggenda, recitava il saluto. Jürgen Klopp ha detto di Origi, ha speso per Origi grandissime parole, e l'arrivo a Milano è passato un po' sottotono perché era nel periodo in cui tutti parlavano della nostra società, tutti parlavano dei rinnovi di Maldini, inventandosi qualsiasi cosa, e il fatto che all'interno della nostra società tante cose si siano inventate da parte dei giornali lo dimostra il fatto che alla fine è vero che Origi era interessato già da prima, però i colloqui sono arrivati a fine stagione, Carlo, i colloqui reali sono arrivati a fine stagione, e un dirigente in uscita, se Paolo Maldini non fosse stato convinto di restare al Milan, non avrebbe parlato con i giocatori lì in quel momento. Probabilmente avrebbe festeggiato e poi avrebbe aspettato di sapere quello che sarebbe successo nel suo contratto. Invece Paolo Maldini è andato a comprarsi Divock Origi, un giocatore che interessava principalmente a Paolo Maldini. E ripeto, tante, tante erano le opportunità per questo giocatore. C'erano squadre importanti sul giocatore, squadre della Premier, squadre spagnole, squadre tedesche, e non solo il Milan in Italia, anche la Roma era interessata al giocatore. Lui ha scelto il progetto Milan. Ora voglio ritagliare, è vero che è un video su Origi, ma voglio ritagliare anche un pezzetto di video su Yassine Adli. Yassine Adli, anche lui è arrivato un po' sotto traccia, se ne è parlato poco. Ragazzi, io lunedì ero al raduno a Milanello, e quel poco che si è visto ci ha fatto vedere un giocatore che dà del tu al pallone. Ripeto, un giocatore che dà del tu al pallone, e sono convinto che Stefano Pioli ritaglierà un posto importante per questo giocatore. Io rimango convinto che Stefano Pioli, insieme alla società, stiano cercando di capire proprio il ruolo di Yassine Adli, la personalità di Yassine Adli, per poi capire quale giocatore sarà meglio portare al Milan. Quindi un numero 10 come De Ketelaere, che all'occorrenza può giocare sulla fascia, oppure un numero 7 come Hakim Ziyech, che all'occorrenza può giocare come trequartista. Ripeto, è difficile che arrivino tutti e due. Qualcuno dice che si sta riaprendo uno spiraglio per Renato Sanchez. Vedremo, vedremo. Io i giocatori che tentennano troppo a casa mia non li voglio. Se volevi venire al Milan eri già arrivato e non ti perdevi dietro Paris Saint-Germain questo e quell'altro. Quindi dubito, dubito, però è vero che uno spiraglio si è riaperto. Il fatto che si sia riaperto uno spiraglio è vero. Io non credo che Maldini gli stia dietro ancora molto. Probabilmente proverà a fare l'ultimo affondo. Se il giocatore non accetterà, allora il Milan virerà direttamente su altre opzioni. Vediamo quello che sarà. Farò un video domani mattina sul mercato a centrocampo. Ci sono un paio di nomi che circolano intorno al Milan. C'è anche un acquisto del Milan che arriva dal Vicenza, un ragazzo giovane, un attaccante fisicamente molto importante, 1,90 m, ma ne parliamo domani mattina. Questo video era la presentazione, era per capire e parlare insieme di Divock Origi, e due parole su Yassine Adli. Su Yassine Adli è stata bella l'immagine di ieri, che io avevo notato, se andate a vedere sul canale YouTube di AC Milan, vedete che a un certo punto Yassine Adli porta le bottigliette d'acqua a tutti i suoi compagni, e mi aveva colpito. Infatti oggi è venuto fuori qualche articolo su questa situazione, un Yassine Adli che si mette
Bene, bene, bene. A me piacciono i ragazzi umili, un ragazzo umile che si mette a disposizione e quello che voglio vedere al Milan. Ragazzi, Divock Origi è stato molto su questo discorso, ha detto parole importanti. Nell'ambiente si respira profumo proprio di gruppo, di grande coesione, di famiglia e questo è importante per tutta la prossima stagione. Ragazzi, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ricordatevi, su questo canale si tifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo, probabilmente stasera siamo in live. Ciao a tutti!